Io credo che dopo la partita di Gales tutti i nostri giocatori hanno pensato che senza le due giallo forse gli scozzesi possono vincere questa partita. Allora loro hanno tanto rispetto di questa squadra e finalmente siamo molto orgogliosi della nostra difesa. Loro non hanno segnato a metà anche se due volte sono venuto veramente in vicino. E soprattutto siamo contenti del nostro meta perché ha mostrato la nostra capacità sì in avanzamento di fare l'offload di Canavasio e Gonza Canale hanno giocato veramente bene in questo senso. È sempre complicato per un arbitro di vedere chi è alla fine e ancora oggi c'è non lo so 6-7 calcio di punizione oggi. Non credo abbiamo più dei problemi in mischia che loro e soprattutto l'ultima mischia abbiamo preso contro l'interazione di Scozza a 5 metri di loro linea. Allora sono contento di tutti i giocatori e non solo le 15 perché tutti chi sono rientrati in campo hanno fatto una grande differenza. Quando ci vedi le 30 minuti di Pablo Caravosio, le piccole entrate di Fabio Ongaro in mischia, ha girato questa mischia subito e Agüero che ha fatto le turnover all'ultimo secondo di partita. Allora non è unicamente 15, siamo 22 e oggi tutti hanno fatto un gran partita. Ma non è unicamente questa partita. Contro l'Irlanda, quando non abbiamo fatto una gran partita in attacco, abbiamo fatto 95 placcaggio su 100 e 78 placcaggio in avanzamento. Allora, contro l'Inghilterra abbiamo fatto 82 su 90 placcaggi. Oggi 110. Non è sempre una buona cosa di placare più dell'avversario, perché è migliore di tenere il palo, ma credo che abbiamo mostrato che la squadra ha la capacità di giocare con palo in mano, e ancora senza palla, non sono debole con 10 anni fa quando dopo 2-3 fasi di gioco c'è il buco aperto di tutti del campo. Essere più motivato, ma io ho detto no, c'è abbastanza motivazione in nostra squadra e anche abbiamo tanto rispetto per i rugby scozzesi, loro hanno fatto gli ultimi 10 anni, allora non ha parlato di questo una volta.